oppressione, di relazioni di potere non solo economiche, non solo imperniate sulla contraddizione principale di classe, borghesia, proletariato. Eu acredito que a categoria de subalterna é uma categoria útil, porque ela contém em si uma diversidade de opressões, e não, que não apenas a econômica, que não apenas aquela que diz respeito ao núcleo central da relação entre burguesia e proletariado. Ciò non toglie che per me la contraddizione principale di classe rimane e ha una sua centralità, ha una sua importanza fondamentale. Isso não significa que a contradição fundamental de classes não permaneça, mantenha a sua centralidade. Antonio, se ho capito bene, la domanda è: diversi tipi di partito in diverse situazioni storiche, cioè Oriente e Occidente, presuppongono diversi tipi di partito e quale? Era questa la domanda? Vuoi dire di nuovo? Ecco, secondo me l'Occidente, come dici tu, presuppone la guerra di posizione. Sarò anche più radicale e provocatorio. Secondo Gramsci è finito il tempo della guerra di movimento. Ok? Per me, come você colocou na sua fala, o Ocidente presuppone a guerra de posição. Eu vou ser mais radical e provocativo com você. Para mim, na opinião de Gramsci, está extinto o período de guerra de movimento. Questo non vuol dire che Gramsci non è rivoluzionario, questo vuol dire che lui pensa che sia il tempo di un altro modo di fare la rivoluzione. Isso non significa che Gramsci non è rivoluzionario, na minha opinião. Isso significa que estamos vivendo um outro tempo, uma outra forma de fazer a revolução. La rivoluzione con le barricate, con la presa del palazzo d'inverno, non c'è più, perché non c'è più il palazzo d'inverno. A revolução como tomada do palácio de inverno não existe mais, porque o palácio de inverno não existe mais. Riguardo al partito politico, io credo che una cosa è il partito politico leninista in Oriente, quando lo Stato era tutto e quindi bisognava lottare contro un regime assolutista come il regime zarista. No que diz respeito ao partido, a gente pode pensar de duas maneiras. Por um lado, o partido leninista pensado para o Oriente, onde o Estado é tudo, e nesse caso ele faz alusão ao regime czarista. Lo stesso Lenin è stato uno dei primi a capire che la rivoluzione falliva in Occidente perché lì c'era un altro tipo di realtà sociale, un altro tipo di Stato, quindi ci voleva un altro tipo di azione politica, un altro tipo di partito e un altro tipo di rivoluzione. Io proprio lei comprendeu che no Occidente esse tipo di rivoluzione num cenário onde o Estado é tudo, havia falido, porque no Ocidente faliria, né? Porque no Ocidente havia um outro Estado, uma outra realidade social, e isso demandava um outro partido, um outro tipo de partido, e portanto uma outra forma de revolução. Lenin ha lanciato la politica del fronte unico, che indicava chiaramente un diverso tipo di azione politica rispetto a quello dell'Oriente, non ha avuto la possibilità di sviluppare questa politica perché è morto. Tutti gli altri tipi di azione politica in Occidente hanno portato i comunisti al disastro, sono stati sconfitti, è stata sconfitta la rivoluzione in Germania, da lì inizia la riflessione di Gramsci, che è una riflessione su un diverso tipo di rivoluzione e su un diverso tipo di partito politico. Nesse sentido, proprio Lenin lançou
a ideia da frente única, ou seja, uma outra forma de ação política em relação ao Ocidente. Mas Lenin morreu em 24, ele não teve condições de desenvolver essa ação, essa ideia. E foi um contexto também que os comunistas passaram por muitas derrotas, em especial a derrota da Revolução Alemã. E isso levou a Gramsci a pensar, a refletir profundamente sobre o tipo de revolução que era exigido no Ocidente. Anche se pensa chiuso in un carcere fascista, Gramsci ha la capacità di vedere come nel futuro il tipo di sfida egemonica non sarà come contro un regime repressivo come il fascismo, come lo zarismo, ma sarà una lotta che dovrà svilupparsi sul terreno di una società democratico-liberale. E mesmo encarcerado na prisão fascista, Gramsci conseguiu pensar, ver um futuro no qual o tipo de luta seria uma luta dentro de um cenário de uma sociedade de democracia liberal. Da questo punto di vista sarà necessario un nuovo tipo di partito, che è un partito di massa, che è un partito che sa stare sia nella società che nello Stato e che sa articolare una lotta in un regime di democrazia borghese. E nesse sentido è necessario un nuovo tipo di partito, un partito di massas che possa attuare nella società e nello Stato. Che sa articolare la lotta nella società e nello Stato in un regime di democrazia borghese. Sì, in un regime di democrazia borghese. Questa è la mia posizione, penso che non siamo d'accordo. Virginia, se ho capito bene, tu poni il problema di come si può agire sulla formazione della coscienza dei subalterni. È questo? Oggi, come si può? Ecco. Allora, vediamo tutti che la situazione è molto più difficile, io penso, per due o tre elementi tutti intrecciati tra loro. A Virginia coloca o problema da questão da consciência do subalterno, como pensar a consciência dos subalternos hoje. Eu acho que essa é uma situação muito difícil, vou expor apenas aqui dois ou três elementos que são entrelaçados entre si. In primo luogo c'è un'enorme espansione di nuove agenzie egemoniche che sono i mass media, ok? In primo luogo esiste una enorme espansione di nuovi tipi di agenzie egemoniche che sono i mezzi di comunicazione di massa. In secondo luogo assistiamo a una situazione, secondo me, paradossale in cui la soggettività dei subalterni per alcuni aspetti cresce anche, cresce la cultura, cresce la considerazione di sé, ma cresce anche l'individualismo e cresce la difficoltà di pensare la politica come azione educativa, pedagogica. Oggi il tipo di società in cui siamo noi oggi rende molto più difficile pensare l'azione del partito politico come un'azione pedagogica. Em segundo lugar, existe um paradoxo, porque ao mesmo tempo a subalternidade dos sujeitos é uma subalternidade que cresce, ela cresce na cultura, cresce na consideração sobre o eu, mas ela ao mesmo tempo individualista e ela não permite de pensar a política como uma ação educativa e isso torna muito difícil o partido político cumprir um papel pedagógico. Gramsci parlava della necessità di formare un centro omogeneo di cultura che potesse svolgere un lavoro educativo. Io penso che oggi è molto difficile impostare la politica come lavoro educativo e penso anche che forse questa è una delle ragioni per cui non siamo neanche più capaci di costruire un centro omogeneo di cultura. Il centro omogeneo di cultura è il partito
che svolge un'azione pedagogica, ma l'azione pedagogica forse nella società di oggi non funziona più. Para Gramsci pensava na construção de um centro homogêneo de cultura que pudesse operar um trabalho, realizar um trabalho educativo. E isso hoje é muito difícil, né? Porque a política não permite que o partido realize mais esse trabalho pedagógico, a política como tal. E eu acho que não sei se é possível pensar o partido político como capaz de realizar hoje esse trabalho educativo, se configurar como um centro homogêneo de cultura. Qual a solução c'è a questo tipo de situação? Eu não lo so. Quais são as soluções para esse tipo de situação? Infatti il problema è che soprattutto nelle società occidentali, cioè nelle società in cui è più fluida la divisione della società in classi, la divisione di classe, noi oggi non abbiamo più forti partiti politici. Il problema è che nelle società occidentali, onde a divisione di classi è cada vez mais fluida, nós não temos mais partidos políticos que consigam estabelecer essa divisão de maneira clara. Questo non vuol dire che non è più possibile un partito politico. In Italia, per esempio, negli ultimi anni è nato un forte partito politico che è radicato nel territorio, che usa i miti come Sorel, proprio il mito della Padania. Hanno inventato una nuova regione che in Italia non è mai esistita e che loro chiamano Padania. La Lega Nord, la Lega che c'è oggi in Italia, che è una formazione molto pericolosa, populista e razzista, è un tipo di partito che dimostra in qualche modo che è ancora possibile un partito popolare radicato nel territorio. Purtroppo è un partito di destra, è un partito di destra populista e non è un partito comunista. Mas isso não quer dizer que eu não acho que os partidos são impossíveis como configuração política. Na Itália, por exemplo, nos últimos tempos, surgiu um partido muito forte, fortemente radicado na questão territorial, que usa o mito da Padania, que é uma região que não existe, que nunca existiu, e que tem um forte conteúdo populista, racista. É um partido de direita populista e isso demonstra que é possível a existência de partidos como configuração política. Però questo partito non fa come i partiti di sinistra che pensano che si deve lavorare solo con la televisione, con i mass media, eccetera. Questo partito, la Lega Nord, lavora con la gente sul territorio, apre le sezioni dove una volta c'erano le sezioni del Partito Comunista Italiano, usa molti strumenti del vecchio Partito Comunista Italiano, fa il lavoro negli enti locali, fa un controllo degli iscritti sugli amministratori. Tutto questo dimostra che forse, almeno in Italia, questa è la situazione italiana, la sinistra italiana negli ultimi decenni ha sbagliato molto. Esse partito como é o nome dele? La Lega Norte. La Lega Norte. Esse partido, Liga Norte, ele não faz como a esquerda italiana, que fica lá na mídia, fazendo propaganda. É um partido que faz trabalho de base, abre sessões, tem controle sobre seus militantes, da adesão dos militantes, busca fazer um trabalho localizado. E isso, na minha opinião, só demonstra que a esquerda italiana, nos últimos tempos, errou muito. Quindi cerchiamo di imparare dai nostri nemici e forse torniamo un po' indietro, almeno questo lo dico a noi italiani, perché negli ultimi anni abbiamo sbagliato tutto. Impariamo dai nostri nemici, cioè dalla Lega Nord, torniamo un po' indietro perché forse negli ultimi anni noi italiani abbiamo sbagliato tutto, la sinistra italiana ha sbagliato tutto. Pelo que eu entendi, a gente acaba aprendendo com os nossos inimigos. Olá, olá. Na medida em que a esquerda errou, mas a direita está se organizando. Daniela, ele tinha dito, inclusive, que esse partido de direita incorporou vários mecanismos
da esquerda, a partir de... É, ah, isso eu esqueci de falar. Ele disse que a Liga Norte incorporou várias mecanismos, ferramentas de mobilização do partido, antigo Partido Comunista Italiano. Esse é o mais interessante. É, infelizmente, temos que encerrar. Né? 11h05, os portões se fecham, o pessoal precisa ir embora, também digo ar. Né? Me resta agradecer a presença de todos, a resistência dos que ficaram até aqui, e tenho certeza que ficariam mais. Mas enfim, espero que nos encontremos em breve em algum evento parecido e que potencialize tanta discussão, difusão de pensamento e, quem sabe, organização. Obrigado a todos. Todos os palestrantes lá, a gente tirar uma foto.